L'aeroporto di Catania è in crescita, io penso che possa crescere molto di più. Perché vendere ai privati una parte quando c'è un soggetto pubblico? Sono tutti soggetti pubblici che possono avere utili di ritorno molto importanti. Questo mi preoccupa, però da Ministro delle Infrastrutture e Trasporti dico vigiliamo, controlliamo, indirizziamo. Chi viene a investire dovrà farlo con una prospettiva di medio e lungo termine. Qua non si viene a fare un investimento a breve termine per monetizzare e poi andarsene. Deve creare occupazione e deve creare benessere. E io inciderò affinché nella convenzione, nella concessione, ci siano scritti dei paletti chiari che si chiamano investimenti, che se non fai vieni revocato, ma li devi fare perché altrimenti non potrà esserci sviluppo. Alla privatizzazione degli aeroporti siciliani, sia ad un modello di gestione unitaria con le 6 infrastrutture che facciano rete tra loro. È la proposta emersa nel corso dell'incontro Aeroporti Aerei per la Sicilia, a cui ha preso parte anche il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli, ieri e oggi a Catania per una serie di sopralluoghi. È presente alla presentazione del progetto per la gestione unitaria degli aeroporti siciliani, promosso dal Movimento 5 Stelle. Per la deputata Stefania Campo occorre mettere in rete sinergica tra loro i 6 aeroporti siciliani in una crescita integrata e con possibili specializzazioni. Potrebbe essere questa l'unica porta d'ingresso per superare l'isolamento e restare autonomi dalle pressioni delle grandi compagnie internazionali in una visione diversa, trasparente e lineare. Per il ministro Toninelli, vendere le quote sarebbe un grosso errore. Il ministero, assicura, vigilerà su ogni passo. Basta con i ritardi, adesso si facciano investimenti a beneficio dei siciliani. Siamo in ritardo, mi dispiace molto di trovare una situazione in ritardo come questa, però certamente sì, lavoriamo anche sulla continuità territoriale come voi sapete, abbiamo alcuni mesi fa, all'inizio di gennaio mi pare, firmato la delega al Presidente della Regione Siciliana, si parte con la continuità, cioè in pratica stiamo lavorando in sostanza su tutti i fronti. Le infrastrutture in Sicilia, che significa nuovi investimenti, sono la priorità assoluta per rilanciare l'economia, per rilanciare il turismo e per rilanciare il benessere in una regione che ha dei margini di crescita straordinari. E sull'annosa vicenda dell'autostrada Catania-Ragusa. Stiamo lavorando con grandissimo impegno, il mio capo di gabinetto incontra costantemente l'amministratore delegato di ANAS RFI, si stanno creando delle condizioni io penso migliorative rispetto a prima, quando la prospettiva poteva essere facciamo sì un'opera ma poi se la collavano come costi gli utenti di quella strada. Stiamo cercando di ribaltare un po' la situazione in meglio e penso che nel CIPE che ci sarà ad inizio aprile ci saranno delle novità. L'importante è che tutti gli interlocutori abbiano la volontà di farlo, io ce l'ho certamente.